Salve a tutti e bentornati su Viva Savona in Arte. Oggi vi racconto una storia. Partiamo però con una data precisa. È il 18 marzo del 1536. Un povero contadino savonese, Antonio Botta, sta risalendo la Valle dell'Etimbro per recarsi a lavorare in alcune vigne di proprietà di alcuni suoi parenti. A un certo punto è preso dalla sete, si inginocchia su una pietra ai margini di un ruscello e inizia a bere. A un certo punto però si rende conto che la sua vista è annebbiata, non vede più niente. C'è come se qualcosa coprisse la strada. Egli alza lo sguardo e vede una figura di donna estremamente luminosa, possente nel cielo, che lo avvisa di andare in città e di informare il suo confessore che l'intera cittadinanza dovrà digiunare per 3 sabati e dovrà fare processioni. Il 4° sabato lui dovrà tornare nello stesso posto. Segue alla lettera le indicazioni e dopo aver informato il suo confessore la notizia arriva a Monsignor Chiabrera, il vicario generale del vescovo Spinola. La città segue le indicazioni della figura fino al 4° sabato. Il 4° sabato Antonio Botta torna nel luogo della prima apparizione e nuovamente la figura gli si presenta. Grande, una donna luminosa, con le braccia aperte, che tengono sul mantello. È la Madonna, ma non è una Madonna generica, è una Madonna speciale, la Madonna di Misericordia. Ella gli lascia un messaggio. Bisogna che la cittadinanza utilizzi molti più sforzi, molto più denaro, per le opere buone, per dedicarsi ai più deboli, per essere più misericordiosi. Da questa apparizione nascerà una delle parti più importanti della storia di Savona, che segnerà la città per secoli, fino ai giorni nostri, e che darà origine a una delle zone più artistiche e più belle di tutta la nostra città, il Santuario. Sin dai primi mesi dopo l'apparizione, le donazioni dei cittadini savonesi all'opera della Madonna di Misericordia arrivano in grandissime quantità, tanto che a un certo punto si stabilisce di costruire qualcosa appunto per commemorare quell'evento. Inizialmente si pensa a un piccolo oratorio, poi però vedendo la quantità di elemosine e vedendo anche le possibilità del luogo, viene costruito qualcosa di molto più grande, un intero complesso, un santuario dotato di una basilica e soprattutto di un ospizio di cui parleremo più avanti. Dobbiamo ricordare poi che qualche anno dopo, nel 1580, avverrà una terza apparizione della Madonna di Misericordia, questa volta su un colle poco più in alto della chiesa di Santuario, che si colloca più o meno in quella zona, dove verrà costruita una cappella, Cappella della Crocetta. Qui, nel 1580, appunto, la Madonna appare nuovamente a un frate cappuccino, Agostino da Genova. Nella notte del 6 luglio 1809, Papa Pio VII fu arrestato nel Palazzo del Quirinale su ordine diretto di Napoleone e condotto a Grenoble. Pochi giorni dopo, un ordine imperiale lo fa ricondurre indietro nella piccola città di Savona, destinata a sua dimora. Pio VII giunge nella città il 17 agosto del 1809, passando attraverso il Piemonte, e vi rimane fino al 9 giugno del 1812, venendo poi trasferita a Fontainebleau. Tornerà poi a Savona nel febbraio del 1814. Verrà liberato il 17 marzo del 1814 e la notizia, giungendogli alla vigilia della festa dell'apparizione, non gli parve soltanto una coincidenza. Perciò decide di non partire subito. Rimane a Savona per celebrare insieme ai savonesi una nuova misericordia
e con questo ritornò poi a Roma. Con la fuga di Napoleone dall'isola d'Elba, Pio VII riprese la strada dell'esilio, riparando a Genova, dove Vittorio Emanuele I di Savoia, re di Sardegna, gli aveva offerto ospitalità. I savonesi pensarono di approfittare di questa occasione e così, l'8 maggio del 1815, il pontefice rientrò per la terza volta a Savona e il 10 maggio, finalmente, accompagnato da 10 cardinali e numerosi prelati, si recò al santuario dove erano ad attenderlo il re Vittorio Emanuele di Savoia, con la famiglia al completo, il figlio Carlo Alberto e altri reali e grandi nobili italiani. Il sommo pontefice, per ringraziare la Madonna della sua provvidenza e del fatto che lo avesse fatto liberare, benedisse la corona con la formula di rito. Poi, seguito dai cardinali e dai principi, scese nella cripta e la pose sul capo della venerata statua. Adesso entriamo nel cuore del santuario vero e proprio, nella basilica. Abbasserò la voce per motivi di rispetto, ovviamente. La struttura è abbastanza semplice. Tre navate, un presbiterio sopraelevato e la cripta sottoterra. Il lavoro di costruzione fu diretto dall'architetto milanese Sormano, mentre gli affreschi sono del 1610. Nel 1836, in vista del terzo centenario della costruzione del santuario e soprattutto dell'apparizione della Madonna, vennero rifatti gran parte degli affreschi, in particolare i quadri del castello che erano stati fatti nel 1610. Vennero poi aggiunte anche le figure degli angeli, che vediamo intorno agli archi, e degli evangelisti sulla cupola. Il lavoro sempre ottocentesco è il pavimento che vediamo adesso. Esso infatti fu edificato tra il 1860 e il 1874 per sostituire quello precedente che veniva dall'antica cattedrale sul colle del Priamar. Ci troviamo ora nel punto più alto della chiesa, siamo sul presbiterio. Questo, insieme con l'altare, fu costruito nel 1756 in marmi policromi e insieme a loro anche i portali di accesso al coro. Il coro stesso poi è un lavoro ligneo del 1644. Portato qui però fu necessario attuare alcuni lavori di revisione delle decorazioni negli anni successivi. Ultimo dato importante sull'abside è l'organo, installato qui nel 1928. Per la sua installazione fu necessario modificare l'assetto dell'abside e per questo venne decorato il tutto con un affresco di Esopo Luzzi che è molto legato al santuario. Ci troviamo ora nella navata sinistra, che è la più ricca di cappelle notevoli. La prima, che è la prima cappella della navata, è decorata con dei marmi del tardo Cinquecento provenienti dalla ex chiesa di San Domenico, quella che si trovava sotto la collina del Priamare che abbiamo già visto nel video dedicato. Questi marmi facevano parte del mausoleo del cardinale Spinola, ma uno dei punti più importanti di questa cappella si trova su quella parete, quella targa dorata. Essa è molto importante, è del 1596 e riporta la deposizione originale di Antonio Botta riguardo alla prima apparizione, quella del 18 marzo del 1536. Proseguendo lungo la navata raggiungiamo la terza cappella, che è molto importante. Eccola qui. È molto elegante, estremamente semplice, ma elegantissima. Ma la particolarità non è tanto la sua eleganza o la sua semplicità, quanto il creatore. Questo altare, infatti, è del 1665. L'autore? Gian Lorenzo Bernini. La progettò completamente lui questa cappella, in particolare l'altare, e lo eseguì lui, completamente, a parte il gruppo scultoreo, che è del Bonarelli, un suo allievo.
E questo è un altro degli importanti elementi della cultura savonese che sono quasi sconosciuti, ma di un'eccellenza rarissima e che andrebbero valorizzati molto di più. Nella navata destra è degna di nota soprattutto la prima delle cappelle. La pala con l'Immacolata Concezione è del 1770, commissionata a Francesco Maria della Rovere, doge di Genova all'epoca. Inoltre dobbiamo ricordare questa cappella in quanto al suolo troviamo una targa. Qui è sepolto Antonio Botta, morto nel 1550. La facciata è stata eseguita tra il 1609 e il 1615, mentre il sagrato è stato completamente rifatto nel 1986. C'è da ricordare un elemento, ovvero lo stemma del comune di Savona collocato in alto sul timpano centrale, a ricordo del patronato della città sull'intera opera del santuario. Poi abbiamo il campanile, che è un'aggiunta settecentesca e originariamente non esisteva, in cima a una cupola in ardesia che è stata creata per rimandare alle cappellette che si trovano lungo il percorso spirituale che porta a santuario. Entriamo adesso nel luogo più sacro di tutta la basilica, la cripta. Vorrei far però prima notare questi angeli musicanti dei fratelli Orsolino degli anni 40 del 1600. Adesso entriamo. L'ambiente sotterraneo della cripta è estremamente ricco. Forse anche questo serve a sottolineare la grande importanza di questo luogo. La volta è stata quasi completamente rimodernata nel 1616, ma il punto più importante si trova dietro l'altare, la statua della Madonna di Misericordia, probabilmente attribuibile a Pietro Orsolino. Nel 1560 fu realizzata ed è la base di tutte le rappresentazioni della Madonna di Misericordia di Savona, con Antonio Botta inginocchiato ai piedi. La corona che è in testa non è però la vera corona. La vera corona si trova nel museo e non è qui esposta, anche a causa della sua estrema preziosità. Questo luogo è, come potete vedere, anche adornato con alcuni ex voto, in quanto i savonesi, da sempre molto legati alla Madonna di Misericordia, venivano qui a deporli nel caso le loro preghiere fossero state ascoltate. Dopo la basilica, l'edificio più grande e anche più conosciuto del santuario è l'Ospizio dei Poveri, che vedete alle mie spalle. L'edificio che vediamo oggi è in realtà opera di una ristrutturazione seicentesca, opera di padre Orazio Grassi, che operò una grande revisione dell'intero complesso del santuario. Quello che si trovava qui era un palazzo di origini cinquecentesche, adibito a Ospizio dei Poveri, esattamente come dice ancora oggi il suo nome, non solo dei poveri, però anche di anziani e persone che necessitavano di assistenza. Dopo una lunga fase di inattività, nel 2007 è stato nuovamente riaperto quale ospizio, quindi quale struttura adatta ad accogliere persone bisognose. È privo di barriere architettoniche, ha 95 posti letto, un grande cortile e animali per eseguire alcune operazioni, per esempio attività di pet therapy. Uno degli edifici del complesso monumentale del santuario, e anche uno oggi tra i più importanti, è quello che vedete alle mie spalle. È il palazzetto del Duca di Tursi. Duca di Tursi, Carlo Doria del Carretto, a cui fu dato in concessione nel 700. L'edificio in realtà ha origini più antiche, nel 500-600, e collegava la basilica con altri edifici che si evolvettero in seguito per diventare l'Ospizio dei Poveri. Oggi al suo interno troviamo il museo del santuario, aperto nel 1959 per ospitare tutte quelle opere d'arte, quei doni che
nel corso dei secoli sono stati fatti alla Madonna di Misericordia di Savona. All'interno dobbiamo ricordare 4 calici, di cui uno dono di Pio VII, molto belli e molto preziosi. Diverse parti dell'arredo ecclesiastico, il tesoro del santuario, compresa la corona della Madonna di Misericordia, molto bella e molto sontuosa, e anche alcuni doni di Casa Savoia, che è sempre stata molto, molto legata al santuario, visitandola a lungo nel corso dei secoli. E in particolare ricordiamo un ostensorio di Maria Cristina di Savoia. Palazzo delle Azzarie fu edificato quasi immediatamente dopo l'apparizione ed era indicato come un edificio per pellegrini, per viandanti, quindi una sorta di ostello. Negli ultimi anni del Novecento, poi, la sovrintendenza ai beni culturali liguri decise di aprirvi un'esposizione di tessuti sacri, una grande quantità di tessuti sacri di enorme ricchezza e enorme valore. Nel 1702, al centro della piazza di Santuario, fu collocata questa fontana, opera di Giacomo Ponsonelli di Massa, un allievo di Filippo Parodi. Essa è completamente in marmo, in pieno stile barocco, perfettamente maturo. Era stata posta qui per scopi ovviamente decorativi, ma soprattutto per permettere ai pellegrini di abbeverarsi, come mostra questa vasca. Dall'altra parte della piazza, poi, quell'edificio pitturato in colore giallo, era la filanda, costruita nell'Ottocento e attualmente adibita ad appartamenti. Ci troviamo ora un pochino più lontani dalla piazza centrale del santuario. Questa è una casa privata, una piccola villetta. Però c'è una porta. In questa porta è tutto quello che rimane, oltre all'ambiente in cui essa porta, della domuncola, quella che è chiamata la domuncola, la casula di Antonio Botta. È qui che viveva. Nel 1536, al momento dell'apparizione, era poco più che una piccolissima casetta di campagna. E proprio qui, nel 1550, il futuro beato Antonio Botta morì, dopo aver creato le basi per tutto quello che abbiamo visto. Un altro edificio che fa parte del complesso del santuario, ma si stacca dalla piazza dove è a centro tutto il resto, è quello che vedete alle mie spalle. L'antica osteria del santuario, che pensate fu edificata qui nel 1543, quindi pochissimi anni dopo la visione della Madonna da parte del Botta. Essa venne edificata per ospitare e rifocillare eventuali pellegrini e i viandanti. E anche per oggi il nostro viaggio si è concluso. Abbiamo visitato uno dei luoghi più importanti nella storia e nella cultura di Savona, un luogo che per secoli ha segnato la città dal punto di vista della vita di tutti i giorni e dal punto di vista della fede, e che è sempre stato tenuto in grande considerazione da tutti i cittadini, dal più ricco al più povero. Noi vi ringraziamo per aver avuto la pazienza di vedere questo video e, come al solito, vi aspettiamo alla prossima puntata.